Sì. Ok, comunque dalla settimana prossima mi sa che cambieremo forse non useremo forse più questo vibe, ma credo che useremo quello che forse avevate già usato voi anche, che è questo Google Meet. Forse, credo. Ci aggiorniamo probabilmente via mail, vi farà sapere il coordinatore del dottorato. Sì, del dottorato, del corso di laurea. Ok, i limiti, abbiamo visto che i limiti di funzioni di variabile complessa, diciamo che sono un po' tricky, così come i limiti di funzioni di due o più variabili, perché quando io dico che la mia z deve tendere a un certo z0, devo assicurarmi, perché sono sostanzialmente nel piano complesso equivalente al piano cartesiano, devo assicurarmi che questo limite esista e sia uguale a se stesso a prescindere dal modo in cui io vado a finire in z0, ok? Quindi l'altra volta abbiamo visto ad esempio un caso in cui io devo fare un limite per z che tende a 0, ma a seconda del percorso che sceglierò per andare a z uguale a 0, mi avrà il risultato, il che significa che il limite non esiste. Quindi la nozione di continuità di una funzione complessa, di variabile complessa, è di fatto una nozione di continuità sulle due funzioni di due variabili x, scusate, u e w, che costituiscono la parte reale e la parte immaginaria di f, che devono essere entrambe continue. Quindi devo avere una condizione di continuità di due funzioni reali di due variabili reali. Okay? Quindi diciamo è una richiesta abbastanza significativa. Come vedremo, però più diciamo, constraining, la richiesta di derivabilità, e in particolare poi di analiticità di una funzione in campo complesso. Allora, cominciamo a partire da una f, mi cancello un po' questo, una f a che sia un g in c, e prendiamo c a aperto. In modo che tutti i punti siano interni ad A, posso fare allora si dice che F è derivabile in z0 appartenente ad A se esiste il limite, lo solito limite per z che tende a 0 limite di z meno f di z0 diviso z meno z0. Ok? Questo qui deve esistere e lo definisco come la derivata prima di f di z0. Quindi è la solita definizione di derivabilità, che è quella del esiste il limite del rapporto incrementale, e la chiamiamo derivata prima di f di z0. Ora, la nozione di derivabilità implica la nozione di continuità. Se F è derivabile in z0, allora F è continuo in z0. Quindi la derivabilità implica la continuità della funzione in z0, esattamente come nel caso di analisi 1, no? Se voi avete una funzione derivabile, quella in particolare è una funzione continua. Il motivo è semplice: se io scrivo f di z meno f di z0 diviso z meno z0, lo chiamo meno f' di z0, chiamo v di z, quindi definisco una funzione v di z che è lo scatto tra il rapporto incrementale a un z, non, diciamo, z non diciamo, necessariamente vicino a z0, okay? Meno la f, allora da qui posso vedere che f di z meno f di z0 la posso scrivere come z meno come v di z più f' di z' moltiplicato per z meno z0. Ed è chiaro che se io adesso faccio il limite se z tende a z0, allora questo vuole anche dire che z tende a z0, che è la nozione di continuità. Che è successo? Potrebbe scrivere più grande, ok, va bene. Scrivo più grande.
Quindi comunque diciamo che questa cosa qui è abbastanza triviale ed è uguale al caso, diciamo, solito di analisi 1. Si può scrivere un po' più grande. Adesso facciamo qualche esempio. Così si legge. Ok, va bene. Allora, supponiamo di prendere questa funzione qua, f di z uguale a 1. Questa qui non c'è bisogno di dirlo, questa è chiaramente derivabile, una funzione costante, ok? Basta che fate dividere il rapporto incrementale, quello viene chiaramente 1, quindi questo è derivabile. Ok? Questo è banale. Analogamente lo si può dire per la f di z uguale a z, anche questo è derivabile di c, come prima. Basta che calcolate il limite del rapporto incrementale e ovviamente ottenete, perché la derivata prima, perché dal punto di vista simbolico, che quelle siano a questo livello, che quelle siano funzioni di variabile reale, funzioni di variabile complessa, non cambia molto. Se il limite lo riesco a calcolare nel solito modo, allora insomma, funziona uguale, no? Quindi, per esempio, se io volessi prendere, insomma, lo stesso discorso vale per una generica potenza f di z uguale a z alla n o n naturale, anche questa è derivabile in tutto c. E i calcoli per le derivate si fanno nel solito modo, quindi in particolare qui ho da fare un sviluppo binomiale, come si fa in analisi 1. Comunque, questo diciamo per dire funziona esattamente nello stesso modo di analisi 1. La cosa diventa invece più tricky nel momento in cui vado a considerare delle funzioni che dipendono da z asterisco, cioè da complesso coniugato di z. Infatti, supponiamo di prendere f di z uguale a z asterisco, al complesso coniugato di z. Allora, io dovrei calcolare, supponiamo di fare il limite per z che tende a 0 di questa funzione, z asterisco, z asterisco, vediamo come mi conviene farlo. Allora, facciamo così, è più comodo farlo così. Questa, allora, la definizione generale è questa: f di z meno f di z 0 diviso z meno z 0. Valenziamo delta z, la differenza z meno z 0, e quindi la mia derivata la posso anche calcolare calcolando il limite da delta z che tende a 0 di f di z0 più delta z meno f di z0 diviso delta z. Okay? Questo è un altro modo di scrivere il rapporto incrementale, insomma, più canonico come si fa di solito. Applichiamo quest'ultima definizione alla funzione f di z uguale a z asterisco, che fanno in modo più rapido. Quindi applichiamo questa al caso di sopra. Quindi io dovrei andare a calcolare il limite per delta z che tende a 0 di z0 più delta z, ma z0 più delta z, quando lo asterisco qua, diventa z0 asterisco più delta z asterisco. Poi devo calcolare f di z0, ovvero meno z0 asterisco diviso delta z. Ok? Adesso questo qui se ne va con questo. E qui mi rimane il limite per delta z che tende a 0 di delta z asterisco diviso delta z. Ma abbiamo visto l'altra volta che questo limite non esiste. Abbiamo calcolato il limite di z asterisco diviso z, per z che tende a 0, e quindi anche lì non esiste. Ok? Quindi ne deduco che questa funzione qua non è mai, anzi, non è derivabile in nessun punto di G. Ok? Ci si apre adesso un warning. Ogni volta, e poi lo dimostriamo perché è così, ogni volta che io ho un'espressione in cui compare z asterisco, devo stare un attimo attento, ok? Nel senso che la presenza dello z asterisco mi crea dei problemi dal punto di vista della derivabilità. Infatti, diciamo, i conti si possono fare
Seguendo questo esempio, cioè che questa F di Z con la Z asterisco non è derivabile, è immediato adesso vedere che se io prendo una funzione F di Z uguale alla parte reale di Z, anche questa non è derivabile in nessun punto di G. Se io prendo F di Z uguale alla parte reale di Z, come calcolo la parte reale? La parte reale di Z la posso anche scrivere con Z più z asterisco diviso 2, no? E quindi questa non è derivabile perché z asterisco mezzi non lo è, banalmente, che poiché questa funzione, la somma di z che è derivabile più una funzione non derivabile sarà non derivabile. O analogo discorso vale per cosa c'ho qua? Analogo discorso potrebbe valere per il caso del modulo di z, ad esempio. Se io prendo f di z uguale a z asterisco, che questo sarebbe il modulo quadro di z, no? Anche questa non è derivabile. Perché dipende da questo z asterisco che non è derivabile. Okay? Facciamo un altro esempio, leggermente più tricky, che è il seguente. Supponiamo di prendere f di z uguale a z asterisco al quadrato. Allora, qui si trova una cosa curiosa, che è derivabile ma esclusivamente di un unico punto. Vediamo come si fa. Quindi supponiamo di voler calcolare il limite da delta z che tende a 0. Sì, perché z? Come? Non capisco perché possiamo scrivere la parte reale di z, no? Pensavo che fosse. Allora, facciamo una. Perché? Sì, fa, ha risposto lui comunque, vabbè, lo scrivo per tutti. Z uguale a x più y, z asterisco uguale a x meno y, quindi se io faccio z più z asterisco, ottengo questo più questo che fa 2x, da cui z più z asterisco diviso 2 uguale a x dalla parte reale di z. Ok. Analogamente trovi la parte immaginaria di z è uguale a z meno z asterisco diviso 2x, no? Perché devo fare questo meno questo, così quello se ne va, mi viene 2i, e questa è la parte immaginaria. Ok? Allora, dunque, dobbiamo calcolare questo rapporto, quindi devo fare z0 asterisco più z, scusate, questo, sì, devo fare z asterisco, poi tutto al quadrato, ok? Meno z0 asterisco al quadrato diviso delta z. Sta descrivendo di nuovo? Ah no. Vabbè, qua devo sviluppare, quindi questo sarebbe uguale a z0 asterisco quadro più delta z asterisco quadro più 2 volte z0 per delta z asterisco meno z0 asterisco quadro diviso delta z. Questo qui si mangia da questo, quindi mi rimane da calcolare il limite di delta z che tende a 0 di delta z asterisco 4 diviso delta z, ok? E poi mi avanza quel pezzettino là più il limite per delta z che tende a 0 di 2 volte z0 delta z asterisco diviso delta z. Ok? Adesso lasciatemi cancellare questo di sopra e concentriamoci su quello che abbiamo appena scritto. Ora, il primo limite l'abbiamo fatto l'altra volta, era il limite di z asterisco quadro diviso z per z che tende a 0. Abbiamo visto che quel limite esiste ed è uguale a 0 per il semplice motivo che io ho un oggetto che non ammette limite, ma è illimitato,
moltiplicato per un oggetto che diventa infinitesimo. Che di fatto questo qui esiste ed è uguale a 0, come abbiamo visto la volta precedente, ed è nullo. Ok, questo qua invece è più tricky, perché in generale delta z asterisco diviso delta z per delta z che è delta 0 non esiste come limite, l'abbiamo appena usato, a meno che z 0 non sia uguale a 0. Quindi questo esiste ed è nullo, 0 uguale a 0. Cosa ne concludo? Ne concludo che la funzione zeta asterisco quadro non è derivabile ma solo, diciamo, a parte zeta 0 uguale a 0, in cui la derivata adesso ci si mette pure il trapano. Ok? Quindi questo è un esempio un pochettino tricky per dimostrare che la derivabilità può essere una nozione in questo caso molto locale, nel senso che questo oggetto qui non è mai derivabile, g a parte di un unico punto che è punto 0,0. Adesso, definizione. Si dice, ok, si dà, diciamo, la solita F da A che va in C, z0 appartenente a A. Definizione: F è analitica, oppure si dice anche olomorfa in z0 se F è derivabile in 0,0 e in tutto un suo intorno. Può ripetere quale conclusione? Quella di prima? Vabbè, perché lì abbiamo visto che quando abbiamo fatto quella derivata, il limite l'abbiamo spezzato in due pezzi. Il primo pezzo tende a 0, sempre. Il secondo pezzo tende a 0 soltanto se z0 uguale a 0. Se z0 è finito, quello lì non ammette limite perché l'abbiamo già trovato, no? Avevi il limite di delta z che tende a 0 di delta z. Delta z asterisco diviso delta z moltiplicato per 2z0, dove z0 è un numero, il delta z asterisco diviso delta z per delta z che tende a 0 non esiste. Ok? Quindi questo oggetto ammette limite soltanto se questo è uguale a 0, perché così si annulla. Se quello è finito, se è uguale a 10, quello lì non esiste il limite. Chiaro? Ho capito. Vabbè. Comunque, ragazzi, tenete conto che se vi perdete qualche dettaglio, qualcosa, mi potete poi pure contattare o su Skype o su, come si chiama, su questo Google Meet. Cioè io posso anche, cioè posso fare ricevimento sempre online, ovviamente. Okay? Quindi se avete delle domande, mi scrivete e poi ci sentiamo. Quindi, tornando a noi, la f è derivabile, quindi si dice che una funzione analitica oppure olomorfa è la stessa cosa in punto z0 se è derivabile in z0 e in tutto il suo intorno. Quindi, ad esempio, proprio la funzione che ho appena cancellato, quella lì è una funzione che è derivabile soltanto in z0 uguale a 0, ma non è analitica, perché appena io mi muovo da z0 uguale a 0, quella non ammette derivata. Ok? Quindi la nozione di analiticità o di olomorfismo di una funzione f è una nozione abbastanza, diciamo, come dire, costrittiva, nel senso che devo imporre che sia derivabile di un punto e che esista un intorno di quel punto in cui la funzione è derivabile. Ok? O banalmente, F è analitica
in A, se essa è analitica in tutti i punti di A. Ok? Ovviamente. Adesso dimostreremo, diciamo, enunceremo un teorema, e poi lo dimostriamo, che ci permette in modo abbastanza semplice di capire quali sono le funzioni analitiche e quali non lo sono. Che è successo? A deve essere aperto. Allora, tendenzialmente, diciamo, di solito si prendono sempre gli insiemi aperti, perché così siamo sicuri che possiamo fare il limite in qualsiasi direzione, per certi versi. Perché se io ho un aperto, ogni punto è interno, e quindi posso tendere a quel punto da qualsiasi, cioè dallo stesso insieme A, da qualsiasi direzione. Se io mi prendo un chiuso, quindi se prendo la chiusura di un aperto, quindi ha una frontiera, il limite sulla frontiera non è banale, perché effettivamente da un lato ci so andare, dall'altro invece no. Quindi tendenzialmente, di solito, diciamo, gli domini di definizione si prendono sempre come aperti, perché così elimino le possibili problematiche associate ai bordi. Ci sono degli esempi di funzioni che sono analitiche in tutto in un aperto, e che sulla frontiera, si possono fare poi degli esempi più in là, sulla frontiera hanno una discontinuità, quindi lì non sono analitiche semplicemente perché saltano. Ok? Quindi è meglio a questo livello partire da degli aperti, poi dopo magari facciamo qualche esempio. Allora, il teorema è il seguente. Documento, Allora, questo teorema dice la seguente cosa: una funzione analitica in A, se e soltanto se, quindi è una doppia implicazione, per ogni z appartenente ad A, esistono fx e fh, ma che sono le derivate parziali di f rispetto ad x e rispetto ad y. Scriviamo in un modo più esplicito: fx è la derivata parziale di f della funzione complessa, di una variabile complessa, rispetto alla parte reale della variabile indipendente. Ok? Analogamente, fy uguale alla derivata parziale di f rispetto ad y. Ricordiamoci che la mia f di z la posso scrivere come mu di xy su i v di xy, e quindi la derivata, quello del singolo di f di x di z, è semplicemente la derivata parziale rispetto a x di v di xy più il v di xy, bene? E analogamente la derivata parziale di y. Quindi sto facendo la derivata parziale della f, che è una funzione di z, rispetto alla parte reale del suo argomento. Allora, cosa dice la parte destra? Che queste, innanzitutto, queste derivate parziali devono esistere continue in A, nel trapano. Ok, inoltre deve valere questa condizione qua, ovvero scusate, c'è un trapano che fa un po' di rumore. Quindi l'ulteriore cosa che devo aggiungere è che la derivata parziale di x e la derivata rispetto a x, la derivata parziale rispetto a y non sono collegate tra di loro da questa uguaglianza. Ok? Quindi
diciamo, non sono indipendenti tra di loro, vale questa uguaglianza tra la derivata parziale rispetto ad x e rispetto ad y. Adesso proviamo a dimostrare questo teoremino, che è abbastanza gustoso, perché vi dà subito un criterio quasi visivo, come vedremo, per capire se una funzione è analitica oppure no. Quindi cominciamo a dimostrare la implicazione da sinistra verso destra. Quindi stiamo ipotizzando che f sia analitica in A, dobbiamo dimostrare che valgono le proprietà che ho detto prima. Allora prendiamoci un punto generico in A, sia z0, f è analitica in z0, e allora sicuramente so che esiste la derivata prima di f in z0 uguale a un limite. Come lo facciamo? Lo facciamo con delta z. Delta z che tende a 0 di f di z0 più delta z meno f di z0 diviso delta z. A questo punto so per ipotesi che questo limite esiste ed è uguale a f' di z0. Va bene? Poiché questo limite esiste, io posso decidere di farlo, ad esempio, lungo l'asse reale o lungo l'asse immaginario. Se io ho qui il mio z0, dire che esiste un limite rispetto quando io vado verso z0 significa che in qualsiasi curva io mi prenda che vada a finire su z0 va bene per fare il limite. Quindi in particolare posso restringere questo limite sull'asse x e sull'asse y. Quindi questo è uguale a sua volta. Se io lo prendo su x, quindi mi restringo all'asse x, questo sarebbe il limite delta x questa volta che tende a 0 di f di qui passerò alla notazione di f in termini di due variabili reali, tanto sono interscambiabili. Quindi scriverò f come funzione di due argomenti, ovvero x0 più delta x, y0, perché sto facendo il limite facendo, diciamo, sull'asse reale, quindi dando solo l'incremento alla parte reale, meno f di x0 y0, ok, diviso delta x. Quindi per fare il segnino, supponiamo di avere qui il mio z0, quello che sto facendo è di considerare il limite dando un incremento soltanto alla parte reale, ok? La parte immaginaria la sto fissando a y0, quindi sto tendendo a z0 soltanto cambiando la parte reale. Ora, quello che c'è scritto qua non è altro che la definizione di derivata parziale di f, ok? Perché sto prendendo una funzione di due variabili, sto fissando la seconda variabile e sto facendo un incremento solo sulla prima. Quindi questa evidentemente è proprio la f di x, ok? Calcolata in z0, ovvero la derivata parziale. Analogamente su y devo fare la stessa cosa. Quindi devo fare il limite delta y che tende a 0 di f di x0 y0 più delta y meno f di x0 y0. Attenzione qui sotto c'è un delta z. Delta z diventa delta x se mi muovo soltanto cambiando la parte reale, diventa un i delta y se mi muovo cambiando soltanto la parte immaginaria, ok? E di nuovo questo cos'è? Questo è di nuovo 1 diviso i, quindi c'è solo una costante, moltiplicato per la derivata parziale di f rispetto alla variabile y. Ok? Poiché queste sono due scritture della stessa cosa, cioè di f', necessariamente queste sono uguali. Quindi f di x di z0 uguale a f di y di z0 diviso di, ok? Quindi se la funzione è analitica si vede subito che le derivate parziali esistono e sono uguali, sono connesse tra di loro da questa uguaglianza, va bene? Ci sono? Ah no, non ci sono veramente. Adesso proviamo a dimostrare la implicazione opposta.
Quindi facciamoci adesso un'indicazione in questo senso. Dunque. Dunque. Okay. Quindi adesso per ipotesi io so che esistono le derivate parziali in tutti i punti di A. Queste derivate parziali sono continue, inoltre sono collegate tra di loro da quella relazione fx, cioè una derivata parziale rispetto a x con la derivata rispetto a y su y. Allora, no, non è che abbiamo moltiplicato per y. Allora, qui c'è un limite di f di z0 più delta z meno f di z0 diviso delta z. Allora, delta z, che cosa sarà in generale? Sarà x più delta x nel caso in cui io mi muova sull'asse reale o parallelamente all'asse reale, mentre di questo che sono parallelo all'asse reale, mentre sarà i delta y che sono parallelo all'asse immaginario. È chiaro? Cioè, se io faccio z meno z0 e impongo che z sia in realtà x più i y0 meno x0 meno i y0, questo e questo se ne va, quindi quello diventa x meno y0. Ok? Se io invece sto facendo la variazione lungo, cambiando solo la parte immaginaria, no, se c'è scritto qualcosa, no. Se io cambio solo la parte immaginaria, z meno z0 sarebbe uguale a x0 più y meno x0 meno y0. Quindi questa volta si cancella questo, quindi rimane y meno y0. Ok? Ok. Quindi adesso, ritorniamo a noi, dobbiamo dimostrare l'implicazione apposta. Prof, non ho capito perché la conclusione è che f di x. Ah. E vabbè, lì, cioè, se noi partiamo da f' di z0, questa sappiamo che esiste, ok? E abbiamo ritrovato che la si può scrivere in due modi. Questo è uguale a fx z0 oppure fy di z0 diviso di y. E qua ci siamo? Sì. Beh, poiché questo vuole a ciccio e questo vuole a ciccio, no? Sono entrambi uguali. Se sono uguali la stessa cosa, saranno uguali tra di loro. Ah, ok. Sì, perché abbiamo calcolato quel limite in due modi. Il limite sappiamo che esiste, lo calcolo in due modi. In un modo dà un incremento soltanto alla parte reale, nel secondo modo dà un incremento soltanto alla parte immaginaria, ma il risultato deve essere lo stesso, perché si è partito dallo stesso punto di partenza. Ok? E poi, tra l'altro, appunto, sappiamo che quando facciamo i limiti in questo contesto, i limiti non possono dipendere dal modo in cui vado a tendere al punto. Devono essere indipendenti dal path, diciamo, dal cammino. Bene? Posso dare un incremento x, posso dare un incremento y, a una combinazione generica di x e y. Adesso facciamo un'implicazione inversa. Quindi questa volta dobbiamo ipotizzare che esistono le derivate parziali, che siano continue e che siano collegate tra di loro da quella relazione lì. Dobbiamo dimostrare che la funzione è analitica. Okay. Allora, scriviamo innanzitutto f di z0 più delta z nel seguente modo. Questo sarà uguale a, le due scritture sono totalmente interscambiabili. Ok, qui sto scrivendo l'argomento come numero complesso, qui lo sto separando nella parte reale e nella parte immaginaria, ok? Allora, qui adesso, viste le ipotesi, se io guardo f come funzione di due variabili reali, viste le ipotesi, ovvero la esistenza delle derivate parziali e la continuità della derivata parziale, delle derivate parziali, posso dire che f è differenziabile. Differenziabile nel senso di analisi 2, ovvero posso calcolare qual è il differenziale totale di f nel solito modo. Ok, scrivo qua f è differenziabile
Quindi in particolare, se io scrivo f di x0 più delta x, y0 più delta y, questa sarà uguale a che cosa? A un f calcolare di x0, y0 più la derivata parziale di f rispetto di x calcolare di x0, y0 per delta x più la derivata parziale di f rispetto di y calcolare di x0, y0 delta y, ok? Più in generale ci sarà un O, lo scrivo così, adesso lo commentiamo. Questo sarebbe un infinitesimo di ordine superiore ad 1. Cioè, la funzione la sto sviluppando sostanzialmente. Se io prendo questa funzione qui e la interpreto come funzione di due variabili reali, questa è uguale alla funzione calcolata di 0, x, 1, 0, più la derivata parziale delta x, derivata parziale vettore di y per delta y, più dei pezzi che saranno degli infinitesimi di ordine superiore. Secondo la solita, secondo diciamo, la nozione solida di differenziabilità di una funzione di più variabili. Ok? A questo punto prendiamoci questa scrittura qua e proviamo ad utilizzarla per calcolare dei limiti, ok? Per calcolare il limite del rapporto incrementale in particolare. Quindi purtroppo adesso io la devo cancellare perché sennò non riesco ad andare avanti, tanto l'avete immaginato là. È semplicemente lo sviluppo del differenziale della f intorno al punto x0 e x0. A questo punto io posso scrivere che il limite per delta z che delta 0 di f di delta 0 più delta 0 meno f di z0 diviso delta z è uguale al limite delta z di delta 0. Al posto di f di z0 più delta z sostituisco l'espressione che avevo appena scritto. È chiaro che il primo termine, cioè f di z0, che poi sarebbe f di x0 y0, si annulla con questo e mi rimane soltanto la derivata parziale di f rispetto ad x calcolata, chiamiamola così, calcolata in x0, y0 per delta x più la derivata parziale di f rispetto ad y calcolata in x0, y0 per delta y diviso delta z. Ok? E qui ci sarebbero gli infinitesimi di ordine superiore che però li posso già togliere perché quando faccio il limite li posso trascurare, okay? Quindi non mi sto a portare dietro quello piccolo di delta z, tanto quelli sono degli infinitesimi di ordine superiore, posso eliminare il limite. Ok? Bene, a questo punto ci siamo quasi, perché questo lo posso scrivere come limite delta z che tende a 0. Scriviamo prima il denominatore. Delta z che cos'è? Sarà delta x più delta y in generale, ok? Non sto facendo delle restrizioni sull'asse x o sull'asse y, in generale è un incremento che fa toccare sia la parte reale che la parte immaginaria. Adesso scrivo che f rispetto ad x calcolata in x0, y0 per delta x più. Adesso mi ricordo quali sono le condizioni del mio teorema dalla parte da destra verso sinistra. Il teorema mi diceva che la derivata parziale rispetto di y a x uguale a 2 rispetto di y diviso y. Il che significa che posso scrivere la derivata di f rispetto di y come il prodotto di y per la derivata di f rispetto di x, calcolata sempre in x0, y0, e poi ho delta y di là. Ok? E adesso vedete qual è la questione. Qui potete raccogliere la derivata parziale di f rispetto ad x calcolata in x0, y0, che tanto è un numero, lo posso portare fuori. Ed è moltiplicata per il limite tra delta z che delta 0 di delta x più i delta y diviso delta x più i delta y, ovvero 1. Okay. Quindi di fatto questo è il risultato.
Quindi cosa concludo? Concludo che effettivamente, poiché questo per ipotesi esiste, allora esiste anche f' di z0 ed è uguale, esattamente uguale, ad f derivata parziale rispetto ad x calcolata in x0, y0. Ok? Quindi l'implicazione inversa è sostanzialmente parte dalla nozione di differenziabilità di una funzione di due variabili e poi dal fatto, da questo giochino qua, questa qui è semplicemente questa moltiplicata per un fattore i. Quindi il fattore i lo qua, per delta y, questo lo raccolgo e mi viene la derivata parziale di f rispetto a x. Tra l'altro, una diciamo postilla di questo argomento è che potete calcolare la derivata di una funzione anche semplicemente andando a calcolare la derivata parziale rispetto a x. La derivata parziale rispetto ad x calcolata in un certo punto sarà automaticamente la derivata della funzione, è quello che mi ha fatto. Ci sono altri modi di scrivere questa condizione che deriva dalla seguente cosa. Vediamo bene che cos'è questa relazione f di x uguale f di y diviso di x. Allora, ricordiamoci che f di z la possiamo scrivere come la u più y, dove u è u più i v, dove u e v sono le stesse funzioni di parte reale e parte immaginaria di z. Allora, quando io faccio la derivata parziale di f rispetto ad x, quindi questa è f di x, sarebbe la derivata parziale di u rispetto ad x, quindi la derivata parziale di v rispetto ad x. La derivata parziale di f rispetto ad y è la derivata di u rispetto ad y più i per la derivata di v rispetto ad y. Ok? Allora, dire che f di x è uguale ad f di y diviso i significa dire che la scrivo sopra. Facciamola così. Dividiamo direttamente la seconda per i, è la cosa più facile. Okay? Quindi f di y diviso i deve essere uguale a 1 su i per la derivata di u rispetto a y più derivata di v rispetto ad x. Ok? Sto prendendo questa qui e la sto dividendo per i. A questo punto, poiché io so che f di x, f derivata parziale rispetto a x uguale a quella rispetto di y diviso i, significa che questo oggetto qua deve essere uguale a questo oggetto qua. Da cui ne concludo che, in particolare, che la parte reale e la parte immaginaria di queste cose devono essere uguali. Ok? Sì? Non dovrebbe essere del v di y, dove stiamo? Sì, questo qua sì, scusa, grazie. Questo, vero? Sì, sì. Ok, grazie. Infatti, da qui, adesso se confrontiamo questa espressione qua, che diamo 1, e questa espressione qui, che diamo 2, 1 versus 2, poiché 1 e 2 sono uguali, per quello che ho scritto prima, in particolare sono uguali la parte reale e la parte immaginaria. La parte reale di questo oggetto che è la derivata di u rispetto di x, che deve essere quindi uguale alla parte reale di 2, ovvero di v di y. Analogamente la parte immaginaria di questo, è del v di x, deve essere uguale alla parte immaginaria di questo. La parte immaginaria di quello, attenzione che c'è un mio denominatore, quindi io moltiplico e divido per il mio consegno meno. Quindi questo sarà meno i derivata di v rispetto ad y più derivata di v rispetto ad y. Quindi la parte immaginaria di quello che c'è scritto a destra in realtà è meno du di y. Quindi ho trovato un altro modo di scrivere le condizioni, la condizione di questa funzione qua, in termini di parte reale e parte immaginaria della funzione f. Quindi la derivata di u rispetto ad x deve essere uguale alla derivata di v rispetto ad y.
la derivata di v rispetto ad x deve essere uguale a meno derivata di v rispetto ad y. Queste condizioni qua si chiamano condizioni di Cauchy-Riemann. Ok? E sono un altro modo per diciamo, verificare che una funzione è analitica, andando a guardare le proprietà della parte reale e della parte immaginaria della funzione f. Esiste ancora un altro modo che è ancora più comodo, o meglio, che può essere ancora più comodo. Questo qui ci servirà in particolare gli integrali delle funzioni analitiche, perché questa roba qua di fatto ricorda un po' le forme differenziali, a me, meglio, diciamo, ricorderà un po' le condizioni per le forme differenziali chiuse, ok? E l'integrabilità di quel tipo di forme differenziali. Questo però ci servirà poco. Quindi adesso lo cancello e deriviamo un altro modo per esprimere sempre le condizioni di Cauchy-Riemann a questo punto, possiamo chiamarle per il loro nome, tramite le variabili z e z asterisco. Quindi un modo alternativo di rilevare oppure di verificare l'analitica. Perché questa cosa, diciamo, è interessante? Perché se io devo verificare l'analiticità di una funzione calcolando il rapporto incrementale ogni volta, ovviamente è una noia. Invece le condizioni di Cauchy-Riemann mi danno un modo immediato di farlo, ok? Se io sono capace di scrivere la f in termini di parte reale e parte immaginaria, vado semplicemente a verificare che valgono quelle condizioni sulle derivate parziali di quelle due funzioni reali di due variabili. Ma c'è un altro modo, ed è il seguente. Allora, partiamo da questo. X, che è la parte reale di z, è uguale a z più z asterisco di su 2, mentre y è uguale a z meno z asterisco diviso di y, che questo l'avevamo scritto anche prima. Ovviamente z è uguale a x più y e z asterisco è uguale a x meno y. A questo punto, se io calcolo la derivata rispetto ad x, la derivata parziale rispetto ad x, dalla chain rule, si può scrivere come derivata di z rispetto ad x derivata rispetto a z più la derivata di z asterisco rispetto ad x derivata rispetto a z asterisco. Ok? Cioè sto spezzando, sto cambiando variabili, passare dalla parte reale alla parte immaginaria, posso passare a z asterisco, semplicemente utilizzando queste leggi di trasformazione. Ora, la derivata di z rispetto ad x è 1, la derivata di z asterisco rispetto ad x è sempre 1, quindi di fatto la derivata rispetto ad x è la somma della derivata rispetto a z più la derivata rispetto a z asterisco. Ok? Analogamente, se io scrivo la derivata parziale rispetto ad y, questa sarà la derivata di z rispetto ad y verso dz più la derivata di z asterisco rispetto ad y verso z asterisco. Uguale poi la derivata di z rispetto ad y mi dà con fattore i per la derivata rispetto a z e la derivata di z asterisco rispetto ad y ha un fattore meno i. Quindi posso raccogliere e scriverlo così. Ok? Quindi ho riscritto le derivate parziali rispetto ad x e rispetto ad y in termini di derivate parziali rispetto a z e z asterisco. A questo punto, se io parto, teniamocelo un attimo lì, se io parto da la condizione f di x derivata rispetto ad x uguale a meno i fy, questa qui che cosa mi dice? Mi dice, guarda, che la derivata parziale rispetto ad x della mia f di z, diciamo così, deve essere uguale a meno i della derivata parziale
rispetto di y sempre di f di z. Ok? Ma adesso sappiamo scrivere la derivata rispetto di x e la derivata rispetto di y. La derivata rispetto di x di f di z la leggo da qua. Quindi sarebbe la derivata rispetto a z di f di z più la derivata rispetto a z asterisco di f di z. E questo, per quello che c'è scritto là, deve essere uguale a meno di per la derivata rispetto ad y di questo oggetto. Diciamo per di f che diciamo, lo faccio utilizzando questa. Quindi questo sarebbe i che moltiplica a sua volta derivata rispetto a z meno derivata rispetto a z asterisco sempre della mia funzione f. Ok? Quindi cancelliamo qua. Da qui sottolineiamo che la derivata di f rispetto a z più la derivata rispetto a z asterisco di f è uguale a i per meno a 1, qui ho la derivata di f rispetto a z meno la derivata di f rispetto a z asterisco. Ora, questo lo posso eliminare con questo lo porto di qua, e ho trovato che due volte la derivata di f rispetto a z asterisco deve essere uguale a 0, il che implica che la derivata di f rispetto a z asterisco deve essere uguale a 0. Quindi questo è un modo analogo per scrivere le condizioni di Cauchy-Riemann in modo più compatto, ovvero la mia funzione non deve dipendere in modo esplicito da z asterisco. Quindi ogni volta che io vedo un'espressione in cui mi compare lo z asterisco, devo stare attento, perché quell'espressione lì sicuramente può essere problematica dal punto di vista della derivabilità della mia funzione. Ok? E d'altronde l'avevamo già visto. Avevamo visto, ad esempio, che se io prendevo la funzione f di z uguale a z asterisco, effettivamente quella non era derivabile in nessun punto di c. Analogamente, se prendevo la z asterisco quadro, quella era derivabile in un punto, anzi, sì, era derivabile, ma di sicuro non era analitica, perché quella era derivabile solo in un punto. Quindi un altro modo per verificare l'analiticità di una funzione è quello, quindi posso usare le condizioni di Cauchy-Riemann oppure posso utilizzare questa qua. Quindi la mia funzione non deve dipendere esplicitamente da z asterisco. Ok? Va bene. Quindi effettivamente, giusto per concludere questo, sì, c'è una dipendenza esplicita da z stata. Infatti, diciamo, lo z asterisco lo vedete oggi, poi non lo vedrete più sostanzialmente, perché a noi poi interessano le funzioni analitiche. Questo è per ipotesi. È il teorema che lo dice. Il teorema dice che f di x derivata rispetto ad x uguale derivata rispetto ad y diviso i, e quindi i, se sta sotto, se lo porto sopra, diventa meno i. Moltiplico e divido per i, sì, i per i fa meno 1, meno i è primissimo. Quindi effettivamente, utilizzando questo criterio, mi rendo conto che f di z uguale a z asterisco non è analitica, perché dipende esplicitamente da z asterisco. Se fosse qui z asterisco quadro è meno, se fosse parte reale o se fosse il modulo quadro, che è meno finito, no? Tutte queste funzioni qua non sono funzioni analitiche. Ok? Proviamo a prendere qualche altra funzione a questo punto, che fino adesso abbiamo utilizzato soltanto, abbiamo visto soltanto degli esempi di o funzioni costanti oppure di funzioni proporzionali a z o z asterisco.
Allora, se io prendo un oggetto fatto così, questa è una somma finita, quindi è chiaro che se io faccio la derivata parziale di f rispetto a z star di questo coso qua uguale a 0. Quindi effettivamente questa qui, questa qui è analitica, ok? Perché non dipende in modo esplicito da z asterisco. Quindi se io prendo ad esempio dei polinomi di grado n, dei polinomi di grado n come questo, dove n è chiaramente arbitrario, questi sono tutti analitici. A parte quello che poi succede all'infinito, che poi vedremo più in là. Però in C, se io mi restringo a degli insiemi contenuti in C, quelle di tutte queste funzioni qua sono funzioni analitiche, tutti i polinomi sono analitici. Ok? Beh, diciamo, è inutile che sto a dirvi, se io ho la derivata rispetto a z di z alla n, questo è uguale ad n, z alla n meno 1, come al solito, ok? Perché tanto quando devo fare le derivate, devo fare i rapporti incrementali, funziona esattamente come analisi 1, ok? E così come per tutte le altre funzioni, tipo i seni e i coseni, che poi vedremo più in là. Infatti, diciamo, senza che stiamo a perderci troppo tempo, tutte le proprietà delle derivate in analisi 1 valgono anche qua. Quindi se io ho la derivata di una somma, quella è la somma delle derivate. Se io ho la derivata di un prodotto, quello è la derivata del primo per il secondo, più il primo per la derivata del secondo. Se ho la derivata di un rapporto, vale sempre la stessa cosa, faccio il denominatore al quadrato e poi la derivata di numeratore e denominatore combinate in un solo modo, e così come la derivata delle funzioni composte. Se io ho f di g di z, come tanto la derivata, questo è uguale a f' calcolato di g di z per g' di z. Quindi le proprietà delle derivate sono quelle sopra. Ok? Quindi, diciamo, se avete una funzione di variabile complessa, se volete fare le derivate, potete tranquillamente utilizzare le regoline solite di analisi 1 che conoscete per calcolare le derivate. Okay? Adesso introduciamo un altro argomento, che è quello delle serie di potenze. Diciamo che qui vi ho detto che i polinomi sono delle funzioni analitiche, in quanto non dipendono in modo esplicito da z asterisco. Adesso, una volta che uno ha un polinomio, l'occasione ghiotta è estendere n all'infinito e immaginare cosa succeda per le serie di potenze. In particolare andare a vedere se le serie di potenze sono o no funzioni analitiche. Quindi introduciamo le serie di potenze. Okay. Le serie di potenze che cosa sono? Sono queste funzioni, se volete, definite in questo modo qua. Una somma per n che va da 0 a più infinito di a con n z meno z 0, questo deve anche prendere z 0 uguale a 0, dove a con n in generale rappresenta una successione di numeri complessi. Ok? Ora, oggetti di questo tipo, chiaramente, non è detto che convergano, no? Queste qui sono delle serie di potenze che a seconda del valore di z possono convergere e possono non convergere. Pensate alla serie geometrica, ad esempio, che è una serie di potenze, no? Di fatto esiste la cosiddetta regione di convergenza entro la quale io posso dire che quelle serie convergono, no?
Quindi il discorso, diciamo, è del tutto analogo a quello che insomma, sicuramente avete fatto, avete visto già in analisi 2, ovvero che c'è una regione di convergenza definita dal cosiddetto raggio di convergenza che chiamiamo R, in modo che la serie sia convergente per ogni z appartenente a C, tale che z meno z0 minore di R. Quindi le regioni di convergenza di queste serie, tipicamente, se io ho qui il punto z0, io ho un raggio di convergenza R, sono delle ricerche. Questa è la regione di convergenza di quelle serie. Allora, qui devo dire due parole sulla convergenza, perché i convergenti, tipologie di convergenze delle serie di potenze, delle serie di funzioni in generale, ce ne sono di diversi tipi. Adesso a noi sostanzialmente ce ne serviranno di due tipi: le convergenze puntuali e le convergenze uniformi. In particolare, esiste un teorema che noi non dimostriamo, perché diciamo esiste l'analogo nel caso di funzioni reali, che lo scrivo qua, teorema senza dimostrazione, che nella regione di convergenza la serie di potenze è uniformemente convergente. In realtà si può dimostrare che la convergenza è ancora più forte, è una convergenza totale, si dice, ma a noi interessa una cosa anche un po' più debole, che è la convergenza uniforme. E adesso vi ricordo cos'è. La convergenza uniforme, diciamo, è una nozione di convergenza più restrittiva, più potente rispetto a quella che è la convergenza cosiddetta puntuale. Okay. Quindi la convergenza uniforme è più forte della convergenza puntuale. Adesso vi ricordo che cos'è. In particolare, cancello perché così vi definisco queste due cose. Ricordiamoci soltanto adesso questo, che la serie di potenze ha una convergenza uniforme. Poi vedremo dopo cosa ci permette di fare questo teorema, che noi dimostriamo e lo diamo come risultato dell'analisi 2. Però facciamo un piccolo reminder sulle convergenze delle serie, che possono essere sia serie di potenze che serie di funzioni. Questo non è importante, la convergenza puntuale, la convergenza uniforme si definisce a prescindere. Quindi serie di funzioni, in questo vale in generale questa definizione. Allora, io dico che una certa serie di funzioni converge puntualmente in A. Quindi se io ho una convergenza puntuale in A, che cosa significa dire che la serie ha una convergenza puntuale in A? Significa che per ogni z appartenente ad A, dove A evidentemente è la regione di convergenza, quindi sarà un cerchio, nel caso delle serie di potenze, per ogni z appartenente ad A, per ogni epsilon maggiore di 0, esiste il mitico, lo chiamo n bar, quindi una soglia
n bar appartenente ad n, tale che per ogni n maggiore di n bar risulta la seguente cosa. Adesso lo scrivo e poi vi spiego che cos'è. Sn di z meno f di z minore di epsilon, dove f di z è la mia serie di funzioni, ok? In particolare nel caso specifico che sto analizzando qui era una serie di potenze. S con n è la somma parziale ennesima, ovvero è la somma dei primi n termini della serie, ok? La somma dei primi n termini della serie. Ok? Quindi cosa vi dice questa cosa? Che prendendo un arbitrario punto della regione di convergenza e prendendo un arbitrario epsilon, esiste un n barra tale che fa questa differenza, la si può, diciamo, n minore 10, quindi questa differenza la si può rendere arbitrariamente piccola. Ok? Questa è la convergenza puntuale. Ok? La convergenza puntuale, nella convergenza puntuale, questa n barra, questo valore di n che diciamo, detta questa disuguaglianza, dipende sia da epsilon, dalla scelta di epsilon, che dalla scelta del punto in cui sto andando a considerare la convergenza. Allora, la convergenza uniforme semplicemente è uno switch tra questo e questo. Ok? Quindi scriviamoci la nozione di convergenza uniforme. Quindi è quasi uguale a questa, quasi uguale, semplicemente c'è un'operazione logica che viene dopo, quindi la convergenza uniforme, cos'è che mi dice? Che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste il mio n bar naturale, tale che per ogni z appartenente ad A, se se n è maggiore di n barra, allora la somma parziale di n'esima minore di epsilon. Quindi a differenza di prima, quindi da quella puntuale, n barra dipende da epsilon e da z. Mentre in quella uniforme n barra dipende solo da epsilon. Sembra una sottigliezza, ma in realtà è fondamentale perché ci permette, poi vedremo degli esempi, ci permette di fare ad esempio delle maggiorazioni o di calcolare, di fare delle maggiorazioni, soprattutto negli integrali. Questa differenza qua è fondamentale perché innanzitutto quello che si può dire è che se la convergenza è uniforme, implica la convergenza puntuale. Ovvero è una condizione, questa, più forte della condizione di convergenza puntuale. Inoltre, valgono tutta una serie di teoremi, che adesso noi non faremo, almeno non li faremo tutti, ne faremo uno solo, giusto per mostrarvi come funziona, che vi dicono che in presenza di convergenza uniforme potete fare tutte delle operazioni allegre che tendenzialmente fa il fisico senza, andare a fare, andare a guardare molto per il sottile. Ovvero il fisico tendenzialmente se ha, una serie e vuole fare la derivata, tranquillamente scambia la derivata con la serie. Oppure, se ho un integrale e una serie, di nuovo, scambio integrale e serie. Questa operazione, dipende dal passaggio di limite, dalla possibilità di computare un limite rispetto a un indice n naturale e un limite rispetto alla variabile z.
Quindi quello che scrivo, e poi almeno in un caso lo dimostreremo, è che in presenza di convergenza uniforme posso invertire o commutare, se volete, derivata e serie e integrale e serie. In altri termini, se io ho una serie, ad esempio una serie di potenze, e voglio calcolare la derivata di questa serie di potenze, posso passare la derivata sotto il segno di sommatoria, perché so già che la convergenza è uniforme, ok? Ed esiste appunto un teorema che si fa tipicamente in analisi 2, ma noi lo vedremo nel caso dello scambio con gli integrali, che effettivamente assicura che questa operazione è possibile nel momento in cui la convergenza è uniforme. A questo punto il gioco è fatto, nel senso che io ho la f di z, che è la mia serie di potenze, che è uguale alla somma per n che va da 0 a più infinito, a con n z meno z0 alla n, che ha una sua regione di convergenza definita dal raggio di convergenza. Okay? A questo punto, per verificare se f di z è analitica, basta che faccio ad esempio la derivata rispetto al z star di f di z e dimostro che questa è uguale a 0. E la cosa è banale, perché qui non c'è da nessuna parte z star, e vedo subito che potendo passare la derivata sotto il segno di integrale, scusate, sotto il segno di somma, questa condizione è banalmente soddisfatta. Okay. C'è una domanda. Sono l'unico che non sente più. E gli altri mi sentono? Ah. Adesso arriva una raffica di sì. Non so cosa fare, non dipende da noi evidentemente se gli altri mi sentono. Comunque, sì, prova. Comunque, vabbè, tanto vengono registrate, quindi massimo le ha riguardate voi. Allora, questa cosa è banalmente soddisfatta perché io quando calcolo la derivata parziale rispetto a z star di f di z, in realtà, poiché la convergenza è uniforme, posso scriverla come somma per n che va da 0 a infinito della derivata parziale di z star rispetto a z star di a con n z meno z0 alla n. E questa è chiaramente uguale a 0. Quindi ho fatto questa operazione di inversione tra derivata e serie, che è possibile soltanto grazie al fatto che la mia serie è uniformemente convergente, okay? Nella regione di convergenza. Cosa ne concludo? Ne concludo che le serie di potenze, in ambito di funzioni di complesse, di variabile complessa, sono delle funzioni analitiche, okay? Almeno nel dominio, nella regione di convergenza. Okay? Quindi le f di z, le serie di potenze, sono analitiche nella regione di convergenza. Ok, questo è un risultato abbastanza importante, perché voi vi prendete una generica roba fatta così, sapete che quella è una funzione analitica una volta che ne abbiate determinato ovviamente la regione di convergenza. La regione di convergenza come si fa a determinare? Ci sono delle tecniche, dei criteri che si utilizzavano, forse avete fatto in analisi 2, per esempio uno è questo, per determinare il raggio di convergenza, un modo per farlo è questo, 1 su r è il limite per n che tende a più infinito di a con n più 1, che era il coefficiente che stava nella serie, diviso a con n modulo. Ok? Ora, in realtà, durante questo corso, più che parlare di serie di potenze generiche, non leggo la seconda frase. Aspetta un attimino, io sento, però non leggo la seconda, che è scritto in altro
Le serie di potenze sono analitiche nella regione di convergenza, ho scritto. Ok? Mi senti? Ah, ok. Dunque, sì, c'è un modo per calcolare il raggio di convergenza, è questo qua. In realtà, diciamo, difficilmente avremo la necessità di calcolare, almeno in questo corso, dei raggi di convergenza in questo modo, perché più che interessarci alle serie di potenze, noi ci interesseremo agli sviluppi di Taylor. Quindi più che guardare delle funzioni astratte espresse come serie di potenze, quello di cui parleremo in modo particolare sono le serie di Taylor, che sono chiaramente delle serie di potenze associate a delle funzioni e i cui coefficienti possono essere espressi in termini di derivate oppure altre cose che poi vedremo. Okay? Allora, non mi è ben chiaro. Diciamo che è fondamentale, perché se tu nel primo caso tu ti prendi un punto generico, cioè supponiamo che tu sei qua in A, hai fissato il tuo z0, ok? Una volta che hai fissato z0, tu sai che per ogni epsilon esiste l'n bar, quindi puoi prenderti quel, puoi diciamo ridurre arbitrariamente quella differenza tra f di z e la somma parziale n-esima, la puoi ridurre a 0 arbitrariamente, con una scelta di n barra che però dipende da z a 0. Quindi punto per punto, diciamo se vuoi, punto per punto è fissato epsilon, n barra sarà diverso. Ok? Se invece, questo è il caso puntuale, nel caso invece uniforme, una volta che tu, diciamo nel caso uniforme, una volta che tu hai scelto epsilon, l'n barra è uguale per tutti i punti. Ok? E questa è la differenza. Allora, questa cosa che adesso può sembrare un po', astratta, vabbè, non so se l'avete fatto in analisi 1, analisi 2, 3, queste cose dovrebbero essere parte del programma di analisi 2, credo. Però la vedremo in un modo abbastanza trasparente quando faremo il limite di successioni uniformemente convergenti e vedremo come è possibile invertire il limite con il segno di integrale. Da lì si capirà perché l'uniforme convergenza è così cruciale per fare quel tipo di operazioni, perché in generale non puoi fare un'inversione tra integrale e limite, o tra serie e limite, o tra integrale, scusate, o tra serie e derivata, perché appunto in generale questo non è garantito che sia giusto, è garantito che sia giusto soltanto se hai questo tipo di convergenze così forti. Okay. Allora, un'altra cosa che si definisce in campo complesso, come se le serie non fossero già abbastanza, le normali serie di potenze, si definiscono anche le serie di Laplace, si chiamano, che sono estremamente importanti, specialmente quando si vanno a fare gli sviluppi delle funzioni. Quindi qui si vanno a definire anche le serie di Laplace, si chiamano. Una serie di Laplace è una serie che contiene sia le potenze positive che le potenze negative. Quindi sono fatte così, è la somma 2n da meno infinito a più infinito del solito a con n z meno per 0 alla n. Ok? Quindi la bilatera significa che l'indice n vale anche summi negativi, e quindi in particolare avrai delle potenze 1 diviso z meno z0 alla 1, 1 diviso z meno z0 alla 2, eccetera, eccetera. Ok, questo si può anche scrivere come somma n che va da 0 a più infinito di a con n z meno z0 alla n più la somma, come faccio da 1, sì, per n che va da 1 a più infinito di b con n z meno z0 alla meno n, avendo indicato con b con n evidentemente la di meno n. Okay. Perché mi conviene farlo così? Perché così posso analizzare separatamente la parte di potenze positive e la parte di potenze negative. Ok? Infatti chiamiamola A, questa qui, e questa chiamiamola B. Dal punto di vista di A, supponiamo che sia R il raggio di convergenza di A. Ok? Dopodiché ci prendiamo B e ce la descriviamo in questo modo. B è uguale alla somma per n che va da 1 a più infinito di B con n
introduco una variabile che chiamo W, adesso vi dico che cos'è, con W uguale a 1 diviso z meno z0, ok? A questo punto, scritta in, questi, in questa, con questa fascia, la serie B rappresenta pure lei una serie di potenze, però nella nuova variabile, nella variabile V, e quindi anche lei avrà un suo raggio di convergenza che chiamo R'. Quindi sia R' il raggio di convergenza di B nella variabile proprio V, ok? Significa, cioè, posso cancellare qua, che significa che A converge, a questo punto uniformemente lo sappiamo, quando Z meno Z0 è minore di R, mentre B converge quando W è minore di R', ovvero quando 1 diviso z meno z0 modulo minore di r', ovvero 1 diviso z meno z0 modulo maggiore, scusate, sì, questo lo prendo molto di là, si z meno z0 modulo maggiore di 1 su r'. Ok? Sto facendo solo delle sostituzioni. Sto facendo solo delle sostituzioni. A questo punto, quale può essere la situazione nella quale mi vado a trovare? Se 1 diviso R' è minore di R, la mia regione di convergenza sarà quella per cui z meno z0 è minore di r maggiore di 1 su r'. Ok? Quindi è una corona circolare. Una corona circolare di raggio interno 1 su R' e raggio esterno R. Ok? Perché questa cosa? Perché z meno z0 maggiore di 1 su R, se io ho qui il mio punto z0, dire che devo essere maggiore di 1 su R' significa, se questo è 1, se questo è 1 su R', significa essere al di fuori di una circolare, no? Se z meno z0 è minore di R, supponiamo che questo sia R invece, significa che devo stare all'interno, no? della circonferenza di raggio R. Il che significa che la mia regione di convergenza, nel caso di una serie bilatera, è una corona circolare, ok? Non è più una, diciamo, non sono più, diciamo, i punti interni a un cerchio, ma è una corona circolare. Ovviamente questo è vero se 1 su R' è minore di R. Se invece, se 1 su R' è maggiore di R, non converge mai. Ok? Non converge nessun punto. Se invece succede che R' ed R, scusate, sì, che R' ed R sono infiniti, allora converge in tutti i punti di C tranne che il punto 0. Questo si vede facendo il disegno. Se R e R' sono infiniti, vedete che R
tenderà più infinito e 1 su R' tende ad addensarsi su Z0. In questo caso la regione di convergenza è tutto il campo complesso privato del punto Z0. Perché deve essere privato del punto Z0? Perché comunque questa è una serie bilatera, cioè le potenze negative, quindi io non posso allegramente andare a inserire Z uguale a Z0 perché ho delle potenze negative, no? Cioè ho delle potenze di tipo 1 diviso Z meno 0 alla 1, Z meno 0 al quadrato, eccetera, eccetera. Okay? Quindi in questo caso qua, quando R e R' sono infiniti con i raggi di convergenza, la funzione è la mia serie bilatera a regione di convergenza C privato di Z0, inoltre la mia funzione, risultato della somma della serie, è ancora analitica. Per lo stesso motivo di prima, perché alla fin fine, se io scrivo cambio variabile, vado nella variabile V invece che nella variabile Z meno Z0, vale esattamente il discorso di prima. Quella lì non dipende in modo esplicito da Z asterisco, e quindi il risultato della somma di quella serie sarà sarà una funzione analitica, okay? Quindi le serie bilatere sono queste serie di potenze bilatere sono delle serie convergenti in una regione che in generale è una corona circolare e convergono delle funzioni analitiche, okay? Adesso facciamo qualche esempio, anche se questi sono degli esempi per i quali conosciamo già il risultato perché sono esempi abbastanza classici, però ci possiamo dare un'occhiata. Io prendo la somma per n da 0 all'infinito di z alla n. Sapere la serie geometrica, adesso già che il risultato è solido. Ora, il fatto che lì ci sia z che è complesso, ci sia x che è reale, non cambia nulla dal punto di vista formale, i conti sono gli stessi. Qual è la regione di convergenza in questo caso? Beh, la regione di convergenza è un cerchio di grado 1. Quindi tutti i punti del piano complesso all'interno della circonferenza di raggio 1 sono punti in cui questa serie converge ed è uniformemente convergente a questa funzione 1 diviso 1 meno z. Ok? Prendiamo un altro caso, qui diciamo, prendiamo dei casi famosi, dei casi noti, come questo d'altronde. Se io ho z alla n diviso n fattoriale, questa è la mitica funzione esponenziale, campo complesso, e in questo caso il raggio di convergenza è infinito. Questa converge uniformemente su tutto C. Ok? Ora, una cosa leggermente più interessante è questa qua invece. Questi sono esempi di serie di potenza, in realtà sono. No, questo qui è uno sviluppo di Taylor, quindi è una serie di potenze molto particolare. La serie di potenze di prima era la classica serie geometrica. Supponiamo di prendere questa roba qua, somma per n che va da 0 a infinito di 1 diviso z da n, n fattoriale. Vedete che formalmente è uguale a questa, a parte che z non sta in numeratore ma sta in denominatore. Ma formalmente questo è sempre uguale a volta 1 su z. Ed è un caso di serie bilatera, ok? Questo è bilatera, perché effettivamente ha delle potenze negative, in realtà sono tutte potenze negative, a parte il termine costante, questa qua ha tutte potenze negative. Quindi so già che la regione di convergenza deve essere una corona circolare. Infatti, la regione di convergenza di C privato del punto Z uguale a 0.
perché l'unico punto in cui questa funzione non converge, perché non è neanche definita, è con z uguale a 0. Per il resto, se uno fa i calcoli, trova che il raggio di convergenza delle potenze positive è infinito e che anche R' è infinito, e quindi di fatto quell'affare là converge in tutto C privato del punto 0. Analogamente si possono prendere ad esempio gli sviluppi in serie, guardiamola da questo lato, anche questa è una serie di potenze convergenti del proprio di Z. Queste formule valgono ancora, le formule per gli sviluppi di Taylor notevoli valgono anche in questo caso, e sono degli esempi di serie, di serie di potenze, in questo caso addirittura di serie bilatera, che le regioni di convergenza sono quelle che vi ho detto prima, possono essere dei cerchi, possono essere delle corone circolari, il raggio di convergenza può essere finito, può essere eventualmente anche infinito, oppure zero. Okay? In questo caso, come nel caso dell'esponenziale, il raggio di convergenza è infinito. Un modo per bilaterale, perché la serie bilatera, scusate, rispondo alla domanda, la serie bilatera è una serie che contiene potenze negative, questa qua, se io la scrivo in modo esplicito, per n uguale a 0 fa 1, per n uguale a 1 fa 1 su z, per n uguale a 2 fa 1 diviso z quadro 2 fattoriale, per n uguale a 3 fa 1 diviso z cubo per fattoriale. Ok? Quindi in realtà è monolatera, però c'è solo la parte negativa, se vuoi. È un tipo di serie che incontrate di solito in altri contesti. Non so se è chiaro. Ok. E questa qui c'è solo le potenze negative, ok? Potrei aggiungere anche delle potenze positive, ottengo una serie di potenze bilatera. Questa qui c'è solo quelle negative, perché z sta al denominatore. Ok, allora vi introduco soltanto il prossimo, solo un paio di definizioni e poi ci fermiamo. Una volta che uno fa le derivate, fa le serie, a un certo punto quello che manca sono gli integrali. Gli integrali di funzioni complesse, di variabile complessa. Ok? Allora, è chiaro che qui la questione dell'integrale è una questione che rimanda agli integrali di linea nel caso delle funzioni di due variabili. Quindi supponiamo di prendere innanzitutto una f di z che da a va in c e a lo prendiamo sempre con l'aperto. E supponiamo inoltre che la prendo analitica, no, questo lo diciamo dopo. Allora, siamo nel campo complesso, no? Quindi qui c'è la parte reale di z, qui c'è la parte immaginale di z. È chiaro che qui non esiste la nozione di integrale indefinito o integrale definito come nel caso di analisi, di analisi reale, no? Perché qui siamo nel piano e quindi l'integrale qui necessariamente sarà l'integrale su una curva, ok? Gli integrali delle funzioni complesse sono integrali di linea. Devo fare l'integrale di f su una certa curva gamma. Allora, per definire gli integrali, devo definire le curve sulle quali fare l'integrale. E gli integrali li posso fare sulle curve che si chiamano così, curve regolari orientata. Quindi supponiamo che gamma sia una curva regolare orientata. Adesso vi dico qual è la definizione di questa cosa. Di estremi A e B. Quindi supponiamo che questo sia A e questo sia B. Allora, si dice che gamma è una curva regolare orientata di estremi A a B se, quindi questa è una definizione, se esiste una funzione z di t che è definita in un compatto dell'asse reale alfa beta che va in C in generale
fatta in questo modo. Beh, innanzitutto z di t la posso scrivere come una parte reale, mettiamo x di t, una parte immaginaria, mettiamo y di t, ok? È una curva parametrica in pratica, e deve avere le seguenti proprietà. Che scrivo qua sopra perché lì non c'è più spazio. Allora, quella funzione lì deve rispettare queste proprietà. Z di alfa, adesso di questo compatto, z di beta deve essere uguale a b, poi ho che z di t è una funzione continua, è derivabile, quindi sarebbe derivabile con derivata continua. No, la derivata non necessariamente deve essere continua, questo lo possiamo, si può generalizzare, quindi ci serve solo che sia derivabile in realtà. Quindi di classe C1, ok? E inoltre z' di t deve essere diverso da 0 per ogni t appartenente all'intervallo. Ok? Che cos'è questa cosa? È una rappresentazione parametrica di una curva, come forse avete fatto, sicuramente avete fatto in analisi 2. Ok? Quindi ho un parametro t che è un parametro reale, e tramite una funzione z questo parametro reale mi dice come ragionare sulla curva, no? La curva è definita da x di t, y di t, che saranno la parte reale, la parte immaginaria del punto z di t. Ok? Questo è z di t. Questo può essere z di t prima, eccetera, eccetera. Okay? Quindi è la definizione di una curva parametrica. Ok? Un esempio di una curva regolare orientata, che useremo molto spesso, si scrive in modo compatto in questo modo. Z uguale a z0 più r per r alla i teta con teta appartenente all'intervallo 0 per chi reco. Questa curva qua è una circonferenza centrata nel punto z0 e di raggio r, ok? Ed è un'espressione parametrica scritta in modo compatto perché è polare, ok? Quindi se teta uguale a 0 siete in z0 più r, quando teta varia in questo intervallo state descrivendo una circonferenza di raggio r intorno a z0, ok? Se questo la disegno, questa qui, su questo z0, è proprio questa circonferenza di raggio r. Ok? Un altro modo ovviamente da scriverla, se non mi piace questa scrittura, è dire che x di teta è uguale a x0 più r coseno di teta e y di teta è uguale a y0 più r seno di teta, dove ho espresso la parte reale e la parte immaginaria di questo oggetto. È la stessa cosa. Questa qui, o questa, descrivono esattamente la stessa cosa. Questa è effettivamente l'equazione parametrica di una circonferenza in piano cartesiano, no? In R2. Ok? Circonferenza di raggio R centrata in X0 e Y0. Allora, una volta che uno ha definito queste curve, si possono cominciare a fare gli integrali. Però io direi di fermarci qui, a meno che non ci sono delle domande. Fermiamo. Se non ci sono domande, potete anche eventualmente scrivermi, poi ci sentiamo su Skype o su Google Meet. Ok, saluto allora.